Ciao my beauty lovers, benvenuti sul canale di My Beauty Routine. Io sono Alessandra e in questo video parliamo di skincare estiva prima di andare al mare. Se vi piacciono i miei video, vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella per essere sempre avvisati e anche a mettere un bel like. Bene, allora, noi sappiamo che in estate la nostra skincare cambia, va un pochino alleggerita. In questo caso noi facciamo insieme una skincare prima di andare al mare, quindi una skincare mattutina e anche per tutte quelle occasioni in cui si sta tanto all'aria aperta, quindi si prende il sole, possono essere magari delle passeggiate in montagna oppure anche si va in piscina, ma anche in piscina a fare proprio attività fisica. Quindi tutte quelle occasioni in cui la nostra pelle viene molto molto sollecitata dai fattori esterni. Questi fattori esterni sono ovviamente il sole, i raggi solari, i raggi UV, e il vento anche, che magari può asciugare la nostra pelle. Sappiamo infatti che in estate molte pelli, anche miste o grasse, si normalizzano, e mentre magari le pelli secche risentono proprio di questa perdita di idratazione, quindi sono meno elastiche. Quindi, in buona sostanza, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo preservare l'idratazione della nostra pelle, sempre poi tenendo in considerazione comunque di non appesantire troppo la pelle. Questa elasticità si preserva, quindi questa idratazione, di conseguenza l'elasticità, si preserva non solo nella step, diciamo, dell'idratazione, della crema idratante, come sento un pochino in giro, ma un pochino da prima, ovvero dalla detersione. Cioè, noi dobbiamo sempre cercare dei prodotti appunto filmogeni che vadano a proteggere la nostra pelle dalla transepidermal water loss, ovvero dalla naturale predisposizione della nostra pelle a perdere idratazione. Ma nella detersione dobbiamo però cercare dei prodotti che non vadano a intaccare il film idrolipidico della nostra pelle, quindi dei prodotti un pochettino più delicati. Avevo già fatto ovviamente un video anche sulla skincare prima del mare, dopo del mare. Invece così, a noi ci piace provare i prodotti insieme, fare le skincare insieme, quindi anche quest'anno, come ogni anno, ovviamente mi piace proporre una skincare che può andare bene appunto prima di esporci al sole, prima di passare tanto tempo all'aria aperta. Partiamo subito, detersione. Allora, ci sono diversi tipi di detergente, appunto, come vi dicevo, scegliamone uno in base al nostro tipo di pelle, ma comunque che sia molto molto delicato. Le pelli secche possono continuare per esempio con una detersione solo oleosa, per esempio, ma scegliendo un prodotto oleoso un pochettino più leggero, magari questi che vi metto in sovrimpressione, questo di Aquila oppure quello di Skin 1004, per esempio, sono degli oli un pochino più volatili, rimangono meno pesantosi, ma comunque rimangono meno pesantoni, però vi lasciano comunque la pelle morbida e hanno sempre un effetto emolliente. Le pelli magari miste e grasse opteranno per una detersione schiumosa o anche per esempio per una cleansing water, questa molto delicata di Pyongyang Yul che vedete qui. I link sono sempre sotto, mi raccomando. E io invece oggi ho scelto questo, che è un detergente sì schiumoso, ma non produce schiuma ed è Aromatica Aloe Eye Effective Cleanser con acido ialuronico. E rimane bellino, e rimane veramente molto molto morbido, è un gel così. Adesso io ne ho messo anche un po' di più, vi faccio vedere, guardate, lo metto sul viso e praticamente pulisce molto bene, ma non fa schiuma. La schiuma la fa, non fa proprio le bolle, diciamo. E a me piace molto perché, scusate, dicevo, a me piace molto perché appunto la pelle poi non tiro, quindi non vado ad impoverire la mia pelle. Dentro c'è anche l'acido ialuronico, ma sappiamo nei prodotti a risciacquo è un po' il tensiattivo che fa la differenza. Vedete, la schiumetta la fa, ma è una schiumetta come un piccolo latte, quindi una via di mare, è molto molto gustoso e piacevole. Bene, vado al risciacquo, che si sciacqua sempre molto molto accuratamente, con tanta cura. Adesso ci asciughiamo. E dimenticavo di dire che
Questo detergente che ho usato lo possono usare veramente tutti i tipi di pelle, è ottimo, anche le pelli sensibili. E se hai una pelle magari anche normale o secca, piacere invece di usare anche un detergente schiumoso, può usare ad esempio questo, anche quest'altro di Aromatica, che invece è cremoso, l'ho fatto vedere tante volte, ed è il Reviving Rose Infusion Cream Cleanser. È praticamente sì in schiuma, ma crea una schiuma molto sofficiona, quasi una panna, no? E quindi comunque ha dei tensiattivi, ma anche degli oli, quindi di tutti degli estratti molto molto idratanti ed emollienti. Dopo la detersione si passa al tonico, e sì, il tonico è molto importante, noi lo sappiamo, che acidifica la nostra pelle, gli dà una prima idratazione. Scegliete tutti i prodotti che hanno comunque degli estratti vegetali rivitalizzanti, protettivi, anche qualcosa di antiossidante. Sceglietelo sì in base al vostro tipo di pelle, ma scegliete comunque qualche cosa che rimanga sempre morbido, emolliente. Oggi noi usiamo questo perché mi piace molto, che è in così, è una mist, un tonico mist, ed è un bifasico, ovvero ha una quota oleosa, dentro mi sembra che abbia anche la glicerina, comunque ci sono degli estratti, ci sono tutti quegli estratti che vanno a implementare l'idratazione della nostra pelle. Va agitato prima. E un pochettino così, vedete, lo facciamo come evaporare, un po' viene assorbito, un po' viene evaporato, dà una piacevolissima ovviamente sensazione di freschezza, lo dovete sbattere, vedete che si proprio si vede, c'è anche il suo compagno giallo con lo yuzu, ma ha una quota oleosa più maggiore, quindi eventualmente se avete una pelle molto molto secca la mia si normalizza, quindi prediligo questi prodotti comunque in estate. Però potete scegliere l'altra versione, oppure potete scegliere, come dicevo, altri prodotti che hanno, altri tonici che hanno degli antiossidanti al loro interno, per esempio questo di Benton, il Let's Carrot, no? Che ha il beta carotene. Se avete piacere di usare invece la vitamina C, fate un po' attenzione, perché solitamente molti prodotti che hanno la vitamina C al loro interno hanno anche una funzione sebo regolarizzante e anche astringente, quindi vi vanno diciamo, è una funzione che noi non ci serve quando dobbiamo andare al mare, perché vogliamo la pelle un po' più idratata, quindi ci piace avere qualche cosa di più emolliente. Vero è che però la vitamina è un buon antiossidante, cioè preserva un pochettino le cellule dall'ossidazione, che invece sappiamo avviene con i raggi solari. Quindi cosa dobbiamo fare? Possiamo scegliere ad esempio questo di Misha, che è un tonico, sì, con la vitamina C, ma molto morbido, molto emolliente, quindi bisogna prestare attenzione anche alla texture del prodotto, non solo all'attivo, alla cosa che abbiamo dentro. Un altro tonico antiossidante ottimo, che io ancora devo cominciare a usare, ma sto aspettando proprio il momento per di andare al mare. Questo di Charlie Max non lo metto, ve lo faccio solo vedere così per farvi capire che è super acquoso, vedete, ma rimane morbido, leggermente viscoso, ma poi ha un odore veramente rivitalizzante, e si chiama Noni Toner di Charlie Max, e ve lo faccio rivedere dentro appunto a questo estratto di noni, che è il gelsindiano indiano, che è molto molto antiossidante, e ovviamente questi prodotti li potete poi usare anche al ritorno dal mare, perché sono veramente rinvigorenti per la nostra pelle e danno tutto quello che un po' è stato tolto, no? Durante la nostra bella giornata all'aria aperta. Guardavo un attimo anche altri attivi che vanno molto bene quando noi stiamo esposti al mare, appunto oltre agli attivi antiossidanti sono per esempio anche l'acido ialuronico, oppure il pantenolo, che troviamo un po' ovunque in questi prodotti che poi vi farò vedere. Quindi tutti attivi che vanno a proteggere le barriere cutanee, implementando quindi idratazione ed elasticità. Mi viene in mente per esempio anche la glicerina, oppure lo squalane, anche diversi oli.
sono tutti attivi meravigliosi che dobbiamo ricercare, la ceramide per esempio, li vedremo insieme. Benissimo, quindi abbiamo tonificato la nostra pelle, preparato quindi a quello che andiamo a mettere successivamente. Allora, contorno occhi imprescindibile, perché in estate questa parte qui super super delicata è molto molto sollecitata, strizziamo gli occhi. A me non so voi, ma col vento, al mare, mi lacrimano anche. Io porto degli occhiali che vecchi come il cucco, ma così, praticamente una maschera da sub. Però capita, perché poi ci si va a toccare con le mani sporche di crema solare e ti arriva la secchiata di sabbia nella faccia. Insomma, per tutta una serie di motivi questa parte è veramente troppo sollecitata. Per cui dobbiamo fare un bel film protettivo che vada un po' ad aiutarci a fare in modo che non ci vengano più rughe di quelle che già madre natura ci ha fornito. Allora, io potete usarne quelli che volete, magari vi lascio anche qualche cosa qui in sovrimpressione di quelli un po' più emollienti e glicerosi. Mi viene in mente, ma questo qui anche di The Plant Base, per esempio. Io per esempio vi faccio vedere oggi questo di Yada perché mi piace, perché ha la niacinamide, la glicerina, anche i frutti rossi che sono antiossidanti e poi ha una bella consistenza fresca ma molto nutriente. Guardate, adesso io ne metto sempre un po' di più per farvelo vedere, perché se no non riuscireste a capire bene. Lo scaldiamo anche leggermente così. Mi raccomando, io lo faccio perché sono un po' distratta e vado veloce. Questa cosa di tirare, non lo fate. Va messo sopra così, che si assorbe, non è che... E poi quassù, invece quassù magari un pochettino, così... Se riuscite anche a fare questa cosa, io lo so che la mattina non c'ha voglia, perché cioè anche io delle volte faccio quel momento, però quando lo vedo in giro capisco che sbaglio anch'io che non si fa, insomma, perché vedete io faccio così, non faccio quasi pressione, proprio è giusto per spargerlo. E poi anche così magari potete fare intera la bocca, perché no, sulle rughettine, no, che male non fa una ripassata di contorno occhi. Poi tra l'altro questo è un bel formatore, un 30 ml, ma questi in tubo durano, voglia. Allora, ora crema. Allora, ho sentito un po' di parere in giro che bisogna assolutamente mettere la crema idratante, sì, ma messa. Però io immagino che ci siano anche delle pelli che proprio magari non la tollerano, anche se stanno andando al mare e comunque il loro sebo si normalizza. Però magari non hanno piacere, allora magari possono scegliere una protezione solare, non dico ricca, però comunque idratante, tanto poi la mettono anche spesso sul viso, quindi possono direttamente passare ad una crema idratante. Ovviamente anche una pelle mista e grassa può usare una crema idratante prima della protezione solare. Tutto sta a scegliere qualche cosa di leggero ed evanescente. Vi lascio qualche prodotto, sempre anche tipo assistente di volo di fianco e sotto, e la War Vegan di Manufactory, quella la camomilla di Hug. Sono anche creme molto fresche, lenitive, che ad esempio hanno il tè verde, l'utuigna cordata, cioè tutti attivi che magari sono antiossidanti ma anche lenitivi e rinfrescanti. E io ne ho una rosa qui, adesso ve li faccio un po' vedere perché a noi ci piace vedere un po' i cosmetici, dai. Allora, quello che ho scelto per me, adesso la mettiamo subito, è questa di Aromatica. E la Comforting Calendula Decoction Juicy Cream, lo dice la parola. Questa ha anche le ceramide dentro, anche il panterolo, quindi anche tutte altre cose. Ma la calendula, e sappiamo che comunque serve a lenire la nostra pelle. Mi piacciono a me le creme con questi formatoni, perché poi ce le possiamo portare anche dietro, e se la nostra pelle si secca, gli diamo una ripassata, magari prima di mettere la protezione solare possiamo dare una ripassata con questa, per esempio. E questo è anche il burro di karité, quindi comunque ce l'ha i nutrienti, ecco, ovvero, per essere più corretti, gli agenti filmogeni. Noi sappiamo che non c'è la pelle, non è che magna. Ne metto io un po', la potete anche dosare, vedete però com'è subito evanescente, un po' acquosa, così, e danno una sensazione di freschezza, che quando c'è il caldone proprio è il massimo.
anche un po' per gli arrossamenti, insomma, non è male, anzi, una bella cremina. Questa, dicevo, è un po' più ricca, emolliente, perché a me piace comunque avere la pelle proprio bella, nutrita, idratata. E la potete usare anche sulle mani, perché anche le mani invecchiano. Mi raccomando, proteggete anche le mani, no? Cioè, tutta la pelle del corpo. Però le mani, insomma, sono un po'... rivelano molto della nostra età. Vi faccio quindi vedere anche altre creme che ci vogliamo divertire. Sempre un'altra crema in tubetto molto bella da portare via anche per i bimbi, la Centella Calming Barrier Cream, lo dice la parola, c'è la centella asiatica, altro attivo che ci serve, c'è il pantenolo, lo squalane, l'olio di jojoba che è simile, è un eudermico, è simile al sebo, è sebo affine, anche lo squalane, quindi sono quegli attivi, quelle componenti che vanno molto bene a proteggere la nostra pelle, proteggiamo l'idratazione e l'elasticità. Se le barriere sono protette, la nostra pelle risulterà meno avvizzita e avrà meno problematiche. Questa ve la faccio vedere su una mano, vedete? Così. Vedete che bella consistenza? Ecco, questa ad esempio è una pelle secca, una pelle che tira, un po' pruriginosa, che prude, insomma, che ha dei problemi. Questa è ottima, cioè è veramente ottima. Poi, un'altra soluzione, per esempio, può essere la Creamy Mist, no? Perché in estate risbucano fuori The Lab, la Prebiotic Ceram Creamy Mist, ceramide e prebiotici. Facilissimo, sono le cose che vanno bene per le barriere cutanee, per implementare l'idratazione. È una cremina, non me la sparo in faccia perché sennò dopo tutta unta pigliate paura. Vedete come diventa? Vedete il lattino? Lo vedete? Ma è fantastica. Questa ugualmente, io mi immagino in montagna, vi prude tutto per il sudore. Ve la sparate e poi vi rimettete la protezione solare, cioè per me è fantastica. Solo i coreani fanno queste genialate comunque, se vedete altre robe perché le hanno copiate da loro, perché solo loro possono arrivare a tanto. Altra cremina, questa per esempio di la Oligo Hyaluronic Acid Calming Lotion, questa. È proprio una lozione, ecco, con l'acido ialuronico, per esempio, un altro buon implementatore di elasticità e idratazione. Ve la sparo qui. Vedete cos'è? Cioè, è proprio un latte, praticamente un latte. Così. Tra l'altro, io ce le ho le braccia super secche, gusto mettere queste creme. Vedete com'è? Subito evanescente. E poi, anche se sulle prime la pelle rimane bella lucida, no? Bella elastica, però poi sparisce, non è appiccicosa e hanno sempre questa sensazione stupenda di freschezza. Forse perché io ho la pelle anche secca, quindi quando arriva una crema di questo tipo me la godo proprio. Benissimo. Ora andiamo ad applicare la crema solare. La crema solare, io ho scelto questa di Root Tree, ma veramente ce ne sono di ogni tipo. Volete sceglierne una un pochino più acquosa, non sopportate di aver messo tante cose, vi lascio sempre qui le immagini e i link sotto, che possono essere quelle di Benton, per esempio, oppure la nuova di Misha L'Acqua, o Santique. Santique sono veramente super leggere. Ovviamente vado al mare, non andrò a scegliere una tone up, perché sappiamo che le tone up hanno quel leggero velo biancastro o rosino, che non è la scia bianca. È semplicemente una volta massaggiata vi va a uniformare il viso. Tone up no, cioè, nel senso, a meno che non vogliate sembrare dei fantasmini, oppure non so, vi trucchiate al mare, ma non credo. Scegliete tutte le altre tipologie. Mettiamo questa, ne va messa 2 grammi sul viso, così. Una, no, qui l'ho messa troppo, così una. Io faccio in questo modo, faccio i vari passaggi in questo modo. Le orecchie, anche prima, quando faccio questi video mi scordo di fare tutto. Ovviamente si lavano anche le orecchie, potete usare tutti i prodotti sulle orecchie, sul collo, anche dietro.
ovunque. Così la fa, cioè andrebbe, dovremmo aspettare un pochino, l'ho messa nei capelli, dovremmo aspettare un pochino per fare gli altri due passaggi, perché io solitamente metto le tre dita. Questa che ho scelto è bella, ricca di rutili, è molto idratante, però vi garantisco che al mare, io sono stata un paio di volte, e non avete la sensazione di quella pelle che tira, di quel bruciore che si ha. Io delle volte ce l'ho anche nelle mucose, un po' del naso, perché comunque l'aria salmastra, il vento, sono fastidiosi. Poi si suda, quindi comunque il sudore pizzica, no? L'ho messo un quintale. Magari insistete dove avete più macchia. E bisogna sempre aspettare che evapori. Magari intanto fate qualcos'altro. Ecco qua. Anche queste creme sono veramente, si possono, se avete veramente la pelle anche molto molto secca, si possono usare anche come, proprio come crema giorno. Non avete però piacere, no, di usare più prodotti insieme, più creme insieme, anche perché ad esempio io in questo momento facendo il video faccio tutto di seguito, andrebbe, come dico sempre, un pochino del tempo deve passare tra uno step e l'altro, ma anche in questo caso c'è il rischio che la crema protezione solare vada emulsionata con quello che avevo messo prima. Quindi noi aspettiamo sempre, ovviamente, tra un passaggio e l'altro. Adesso, per esempio, per mettere il terzo strato, dovrei aspettare che comunque evapori. La sensazione, ovviamente, ora è di pelle un po' unta, però il bello della maggior parte delle protezioni solari coreane è che poi dopo questa sensazione svanisce. Sentite la pelle bella, elastica, senza avere questa sensazione di unto. Bene, quindi facciamo passare comunque del tempo, come vi dicevo. Adesso noi, per non tediarvi, vado avanti, ne metto l'ultimo strato. Così avrei messo appunto i fantomatici, no, quelli che si devono mettere, i 2 grammi. Io trovo che se faccio questo movimento mi rimane più evanescente e comunque la vado, vedete, cioè non lo so perché si evapora meglio, non lo so. Io faccio così, però fate come anche vi trovate meglio, non è che dovete copiare per forza me. Così, e poi la metto ovviamente sulle orecchie, un po' dappertutto, anche dietro, la ripeto. Poi comunque prima di uscire, anche perché si prende anche in bicicletta, io vado in bici perlomeno al mare, che si prende anche quando siamo fuori, eh. Così, ecco. Oh, adesso un po' evapora. Perfetto. E se mi chiedete, sì, questa di Nutriamo ha un leggero odore floreale, ma molto molto leggero, molto gradevole. Non ha l'odore, perché alcune creme solari hanno un odore che io definisco come del filtro solare, che a me non mi infastidisce. Bene, allora abbiamo visto insieme cosa mettere se dobbiamo trascorrere un'intera giornata all'aperto. Abbiamo ridotto la nostra skincare in termini di step, ma non l'abbiamo ridotta in termini di formulazioni. Le formulazioni sono sempre ricche per darci idratazione, proteggere le barriere cutanee e quindi preservare l'elasticità. Bene, abbiamo finito. Una skincare quindi molto molto semplice, con pochi prodotti. Se vi piacciono i miei video, vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella e ovviamente a mettere un bel like. Ci vediamo al prossimo video.